Buonasera a tutti, ben ritrovati con l'informazione di Antenna Sud e questa è un'informazione speciale perché di fatto da oggi sino a sabato avremo degli approfondimenti dedicati al G7, il summit dei grandi della terra che comincerà domani a Borgo Egnazia. Di fatto però queste sono le ore che anticipano gli arrivi dei grandi e delle loro delegazioni, facciamo riferimento agli Stati Uniti, al Regno Unito, alla Germania, alla Francia, al Giappone, al Canada, ma sono attesi anche gli arrivi del Presidente dell'Ucraina Zelensky e anche di Papa Francesco che parlerà di intelligenza artificiale. Ovviamente l'Italia è il paese ospitante, come si usa dire in questi casi. Noi con questo speciale di questa sera vi vogliamo accompagnare alla G7 che da domani continueremo a raccontarvi con i nostri appuntamenti di Mattina Sud, ma anche con i nostri spazi informativi e con uno speciale che andrà in onda anche domani sera dagli studi di Francavilla e dagli studi di Bari. Questo appuntamento lo apriamo con un ospite che ringrazio per la disponibilità, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, che vedo già collegato. Lo saluto e lo ringrazio ulteriormente perché come dicevo in precedenza, siamo alla vigilia dell'inizio di questo grande evento mondiale e queste sono le ore in cui sono previsti gli arrivi dei grandi della terra in Puglia. Però non potevo esimermi dal chiedere appunto al presidente Vasile se questo è il momento del picco più intenso del lavoro che Aeroporti di Puglia credo stia svolgendo da mesi, da quando è stato ufficializzato il G7 in Italia e a Borgo Egnazia. Sì, buonasera, è così. È un lavoro avanti da anno con l'aiuto fondamentale dell'ente nazionale aviazione civile, con l'Italia si occupa degli aeroporti e con il supporto totale ovviamente del nostro azionista Regione Puglia. Quindi, mi lasci dire che i primi arrivi si sono svolti in maniera assolutamente impeccabile, abbiamo ricevuto i complimenti già dalle prime delegazioni, è una grande operazione corale, sono tantissime le persone che in questo momento sono impegnate in un'assoluta armonia nel gestire appunto l'arrivo di questi ospiti importanti. Chiaramente parliamo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Difesa, del Ministero degli Interni, dell'ENAC, dell'ENAV per il controllo dello spazio aereo e chiaramente mi lasci dire soprattutto dei 450 uomini e donne di Aeroporti di Puglia che stanno vivendo questo momento come una grande prova generale per il futuro, perché chiaramente questo evento ci auguriamo che possa portare in Puglia e soprattutto alla nostra azienda dei particolari benefici in termini di capacità di gestire questi grandi eventi, quindi lo facciamo soprattutto per la Puglia. Presidente, ovviamente il rovescio della medaglia mi verrebbe da dire qualche disagio per i viaggiatori che transitano negli aeroporti pugliesi, disagi contenuti e fino a che dureranno, se ce ne sono? Guardi, le faccio un esempio, io l'ho vissuto proprio oggi in prima persona, anzi sto cercando di rendere meno complicato anche con la mia presenza il lavoro di tutti gli operatori, però oggi pomeriggio c'era l'arrivo della Presidente von der Leyen e le dico che tutti i passeggeri, chiaramente si è creato qualche minuto di tensione, nel senso di apprensione, le dico che invece i passeggeri erano incuriositi e quasi partecipi nel vedere questo picchetto d'onore, i carabinieri in alto uniforme, guardi uno spettacolo bellissimo, grande pazienza, i disagi saranno contenuti perché il piano organizzativo messo a punto con la Presidenza del Consiglio è stato un piano che riteniamo valido. Ci sarà, ripeto, solo qualche piccolo, probabilmente ritardo con l'arrivo degli ospiti più importanti, ma più che altro per la grandezza della tipologia di aeromobile, più che diciamo
tra l'altro non transitano all'interno delle loro stazioni, quindi il disagio sarà veramente minimo. Questo Però per... credo che Sì, no, prego, prego, Presidente, mi perdoni. mi lasci dire che poi i cittadini pugliesi, in particolar modo, soprattutto per chi è in partenza, perché probabilmente chi è in arrivo non se ne accorge neanche, credo che siano stati, diciamo, ben informati, sia attraverso i canali degli aeroporti, sia attraverso i canali istituzionali della Regione Puglia e sia chiaramente attraverso le compagnie aeree. Ripeto, il disagio sarà minimo, però mi creda, ho visto una particolare partecipazione e un grande interesse. Sono pochissime le telefonate che sono arrivate al numero informativo degli aeroporti di Puglia, sul quale abbiamo impiegato in questi giorni circa ulteriori 100 unità, e quindi credo che l'informazione sia stata corretta, anche quella data attraverso i media, che sono stati, credo, assolutamente ben coordinati. A proposito dei disagi, ovviamente quelli contenuti sono per l'aeroporto di Bari, credo che a Brindisi la situazione sia leggermente diversa. Sì, però mi lasci anche specificare che l'aeroporto di Brindisi confina da un lato con il mare, quindi con il porto di Brindisi, e che quindi è la strada di accesso che ha una serie di rotatorie, che diciamo precedono l'aeroporto, che da un lato sono una garanzia perché consentono, diciamo, di non arrivare a chi non è interessato, diciamo al curioso. Dall'altro però, voglio dire, agevolano il fatto che in aeroporto vanno solo i passeggeri. È stato previsto un grandissimo parcheggio di scambio per chi ci segue da Brindisi nella zona o dal Salento, nella zona di Acque Chiare, e abbiamo istituito dei bus navetta, quindi c'è anche una sorta di convenienza perché è un parcheggio gratuito. L'ultima considerazione, poi la lascio ovviamente a un lavoro che credo sarà intensissimo sino a tarda ora in questa giornata. L'ultima considerazione, se ce la vuole svelare, c'è stato un momento in cui ha temuto o ha visto che qualche criticità poteva diventare insormontabile? No, le dico la verità, non ho assolutamente temuto. Guardi, io tento sempre di spiegare a tutti i nostri interlocutori che il management di aeroporti di Puglia è un management straordinario e di altissimo livello. Guardi, direi più che italiano, direi proprio europeo. Sono dei manager bravissimi, con delle competenze, sia in campo aeronautico che sia in campo di safety e security, che hanno lavorato a stretto contatto con tutte le autorità, e di conseguenza, no, le dico la verità, non ho temuto, sono stato assolutamente sereno. E allora, buon lavoro per queste giornate intense che insomma sono il picco di un lavoro che, come dicevamo in sede di presentazione, è cominciato molto tempo fa. Grazie ancora al presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, buona serata, buon lavoro al presidente Antonio Vasile. Allora, parlavamo degli aeroporti, in quello di Brindisi è previsto l'arrivo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e allora anche lì no, enorme cordone di sicurezza, però per le ultime con Cristina Cavallo proprio dal varco dell'aeroporto dovremmo avere gli ultimi dettagli in vista dell'arrivo del presidente degli Stati Uniti Biden. Sì, Salvatore, buonasera, ben ritrovato. Siamo sempre nell'aeroporto del Salento di Brindisi e alle mie spalle c'è l'ingresso del varco numero uno, dove ovviamente tutti stanno attendendo l'ingresso per andare ad accogliere l'Air Force One, che arriverà intorno alle 22:30 con a bordo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Saremo anche noi proprio lì per documentarvi questo atterraggio, un evento storico per la Puglia e per la città di Brindisi. Biden, che questa sera dormirà a bordo di una nave della Marina Militare Americana, per poi spostarsi a Borgo Egnazia e domani sera essere qui per la cena di gala offerta dal Presidente della Repubblica a Mattarella presso il Castello Svevo. Abbiamo vissuto e continuiamo a vedere anche il grande spiegamento di forze in quest'area interdetta ovviamente al transito di autotrasporti
autovetture, ormai solo forze dell'ordine e mezzi autorizzati. Quindi, come possiamo vedere, naturalmente chi deve fare ingresso nel varco attende con pazienza l'autorizzazione per l'ingresso. Ci sono i colleghi già attrezzati che incominciano a raccontare quello che stiamo vivendo in questi momenti di attesa e poi lì l'ingresso è andremo a vivere proprio live l'atterraggio del presidente Biden. Per il momento è tutto, Salvatore, ti ricedo la linea dall'aeroporto di Brindisi a te. Ovviamente buon lavoro a te, con il buon lavoro a te consentitemi una veramente rapidissima digressione, il buon lavoro a tutti i colleghi di Antenna Sud e del gruppo editoriale Distante che vi racconteranno e vi stanno già raccontando questo grande evento mondiale, da domani il G7 a Borgo Egnazia, con temi sui quali ovviamente si confronteranno le delegazioni dei paesi più importanti del mondo. A proposito di arrivi, nella tarda serata e se vogliamo nella prossima notte ce ne saranno altri importanti nell'aeroporto di Grottaglie. Questi possibili arrivi, o meglio questi arrivi che vengono annunciati, ce li racconta Valentina Fanigliulo. Sarà una notte impegnativa a Grottaglie, quella tra mercoledì e giovedì. Dovrebbero infatti atterrare nell'aeroporto civile Marcello Arlotta i leader di Giappone, Canada, Regno Unito e il presidente dell'Ucraina Zelensky. Secondo indiscrezioni, l'uomo più protetto al mondo in questo momento potrebbe alloggiare in un resort del Tarantino. La fascia oraria interessata dagli atterraggi dovrebbe essere tra la mezzanotte e le 4. Fermento nella città della ceramica, con un dispiegamento di polizia, carabinieri, guardia di finanza e reparti speciali che presidiano ormai H24 l'aeroporto civile, mentre lo spazio aereo monitorato costantemente dagli aerei della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare. Nessuno dei non addetti ai lavori può più tentare di entrare nell'area antistante l'Arlotta. Tutti al lavoro per la massima accoglienza dei grandi della terra e delle loro delegazioni. I leader e consorti, una volta atterrati, saliranno su elicotteri per raggiungere le destinazioni predefinite. Il lungo corteo di auto invece utilizzerà la strada statale in direzione Brindisi. Un'accoglienza, quella della città della ceramica, macchiata nelle ultime ore dal vandalismo. È stato infatti vandalizzato il murale all'ingresso della città che ritraeva i volti dei 7 leader mondiali, circondati da una folla di persone. Eppure in quel murale vi è un messaggio di speranza, o almeno è ciò che l'opera desiderava trasmettere. I leader in qualità di rappresentanti di nazioni che lavorano per il bene comune. L'arrivo di Zelensky, presidente dell'Ucraina, uno degli ospiti attesi e se vogliamo uno degli invitati più importanti in questa fase storica, come detto previsto nell'aeroporto di Grottaglie, e in questi momenti appunto si cerca di capire se arriverà e appunto quando atterrerà il presidente Zelensky. Ci racconta tutto in tal senso Gianmarco Sansolino. Sì, buonasera. Insomma, sono ore di attesa qui a Taranto, inaspettato, dobbiamo dire, l'arrivo di un big. Si tratta, come già saprete, l'informazione trapelata del presidente ucraino Zelensky. Dove ci troviamo? Beh, proprio dinanzi all'ingresso della salita che porta, si tratta di una strada provinciale, al Relais Istow, la struttura di lusso che è stata scelta per far posizionare Zelensky nella nottata. Probabilmente arriverà a cavallo con la mezzanotte della giornata di domani. Invece la delegazione ucraina è già arrivata nel pomeriggio odierno. Una postazione interessante quella che ha scelto, perché intanto siamo in provincia di Taranto, quindi un po' più lontani rispetto alle zone del Fasanese e del Brindisino, ma poi con un affaccio invidiabile sul Mar Piccolo che adesso tra l'altro vi facciamo vedere. Noi siamo andati più su, ci siamo addentrati proprio nei pressi dei cancelli della struttura. Chiaramente per motivi di sicurezza non è stato possibile effettuare riprese approfondite, però siamo riusciti a
strappare qualche immagine, ma giusto per farvi capire qual è la situazione. Quando siamo arrivati abbiamo trovato sul posto il questore di Taranto Massimo Gambino, grande dispiegamento della Polizia di Stato, ma anche il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l'Esercito e l'Aeronautica Militare, quindi tutti qui a presidiare la zona. Dobbiamo dire che il momento è ancora tranquillo perché, ve lo ripeto, il dato per lo meno che abbiamo in possesso in questo momento è che l'arrivo del Presidente Zelensky è fissato nella tardissima serata di oggi o addirittura alla mezzanotte, quindi della giornata di domani. Noi, se avremo ulteriori novità da Taranto in diretta qui nei pressi del Relais Isto, vi richiederemo alle linee e poi chiaramente vi ricordo tutti gli aggiornamenti nei prossimi TG e anche domani nello speciale G7 di Mattina Sud dalle 9.30. Per il momento a te la linea. Grazie Gianmarco, lo ricordiamo allora anche l'appuntamento di domani con lo speciale G7 nel corso di Mattina Sud, G7 che domani comincerà di fatto alle 10.30, c'è un protocollo rigidissimo e con scansioni temporali ben precise, però dicevo il G7 comincerà alle 10.30 con l'arrivo dei capi di Stato e di Governo che verranno accolti a Borgo Egnazia dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La prima sessione di lavoro, quella delle 11.15, sarà dedicata al cambiamento climatico e sviluppo ed è il tema dell'Africa, lavori che si terranno ovviamente tutti a Borgo Egnazia, poi sempre nella tarda mattinata la seconda sessione di lavoro dedicata al Medio Oriente e quindi temi come potete capire di importanza centrale in questa fase storica. Domani sera poi ci sarà il momento conviviale alla presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Castello di Brindisi, la cena di fatto di accoglienza di questo G7. Non chiedo a Fabrizio Caglianello di svelarci il menù, ma insomma di raccontarci in diretta anche lì le sensazioni e le attese per questo evento. Buonasera Fabrizio. Buonasera Salvatore, collegati in diretta con il lungomare Vespucci di Brindisi. Alle mie spalle credo che possiate vedere una cartolina veramente incredibile. Quello è il Castello Svevo, il posto che domani sera ospiterà la cena inaugurale di questo G7 organizzata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che di fatto darà il via alle danze di queste giornate così importanti per la città di Brindisi. Noi poco fa abbiamo dato uno sguardo anche a quello che stava accadendo in prossimità dell'ingresso del castello. Qui siamo sul fronte Rione Casale, per chi conosce Brindisi. Quello invece è il Rione Centro che ospita il castello, lì c'è anche l'ingresso, entrambe le zone sono praticamente in lockdown, per intenderci tra qualche ora qui non sarà possibile neppure transitare a piedi, però tra poco magari vi spiegheremo tutto per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza. E poco fa dinanzi al castello è arrivata anche nave Palinuro, una delle imbarcazioni più belle della nostra Marina Militare, che ha una doppia funzione, Salvatore, una di sicurezza perché a bordo ci sono chiaramente i militari, alcuni dei 10.000 uomini che sono stati deputati alla sicurezza non solo dei grandi della terra, va specificato questo, ma anche e soprattutto dei cittadini della provincia di Brindisi, e poi anche evidentemente un ruolo estetico perché è davvero straordinario, è un bel vedere la nave Palinuro dinanzi al Castello Svevo. Si stanno facendo anche alcune prove di luce da diversi giorni, il castello è illuminato ogni sera, ogni notte, in particolare con luci che richiamano il tricolore, con proiezioni che richiamano anche il logo di questo G7. Come dicevi tu, lì si svolgerà la cena inaugurale, una cena che è stata organizzata di fatto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che cosa accadrà in termini spiccioli? Domani verso le 18.30 gli ospiti di questa cena si muoveranno da Borgo Egnazia al termine della prima giornata di lavori, arriveranno qui al castello dove ci sarà già il Presidente Mattarella, che come quando ognuno di noi invita qualcuno a casa si farà trovare praticamente ad accogliere i suoi ospiti, i suoi commensali. L'arrivo dei grandi della terra alla cena nel castello è previsto tra le 19.30 e le 20, e quindi non
contrariamente a quello che era stato detto fino a qualche giorno fa, non più alle 18. Inizialmente, dopo i saluti, ci sarà una foto di rito, ci sarà un aperitivo sulla terrazza del castello, allietato da un mini concerto jazz. Dopodiché si procederà con la cena, che ha la particolarità di essere composta esclusivamente da ingredienti made in Puglia. Anche il cuoco è made in Puglia e quindi assaggeranno le prelibatezze del nostro territorio, e del resto non si poteva non farli assaggiare quelle che sono anche le nostre eccellenze sul piano enogastronomico. Il tutto si chiuderà attorno alle 23:30, quando i commensali faranno rientro nei rispettivi alloggi. I trasporti dei grandi verso dai loro alloggi sono quasi tutti, tranne Biden, come abbiamo detto più volte, sono quasi tutti in territorio fasanese. I trasporti dal loro alloggio fino al castello Svevo non avverrà, salvo variazioni dell'ultima ora, via gomma, ma con degli elicotteri, questo per una questione di sicurezza. Ultimo aspetto, Salvatore, poi non so se hai altre curiosità, parlavamo della sicurezza, Brindisi è molto più che semplicemente blindata in queste ore, anche se dobbiamo dire, forse dobbiamo anche ringraziare in questo senso le forze dell'ordine, stanno provando ad essere quantomeno impattanti nei confronti della cittadinanza. Sono disagi che erano prevedibili, quelli che stanno vivendo i cittadini di Brindisi, ma diciamo anche che fondamentalmente ne vale la pena, perché insomma questo territorio, questa città domani in particolare sta ospitando il più grande evento che sia mai accaduto, ed è uno, mi piace ricordarlo ogni volta, uno dei G7 più importanti sempre, visti i temi che ci saranno sul tavolo. Qui siamo sul lungomare Vespucci, poco fa è arrivata la polizia municipale che ha invitato le ultime auto che sostavano qui per fare qualche foto al castello a lasciare la zona. Dalla mezzanotte scatterà un lockdown totale in questa zona. Vedete che già i chioschi, i bar, i locali sono chiusi da questa mattina per ordinanza del comune, così come disposto dalle forze dell'ordine, in particolare dalla questura di Brindisi. Quindi è stata fatta un'eccezione per noi, che vi stiamo raccontando quello che sta accadendo proprio in questi minuti. Salvatore, non so se hai domande da studio. Allora no, Fabrizio, ti lascio ovviamente al lavoro che è continuo per informarvi su quello che accade anche attorno a Borgo Ignazia, quella che tu stesso, e tra un po' vedremo il tuo racconto, tu stesso hai vissuto come zona rossa, perché appunto c'è quel cordone di sicurezza attorno a Borgo Ignazia, dove si svolgeranno i lavori del G7. Prima citavamo le sessioni di lavoro dedicate all'Africa e al Medio Oriente, ma domani appunto anche con la presenza del presidente dell'Ucraina Zelensky c'è una doppia sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, una con il presidente Zelensky, una solo con capi di governo del G7, poi domani sera, come abbiamo detto, la cena di gala al castello di Brindisi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grazie a Fabrizio Caglianiello. E allora, da Fabrizio Caglianiello live, con queste immagini che abbiamo visto, a Fabrizio Caglianiello che ha raccontato, do il tempo ai colleghi in regia di selezionare appunto il servizio con il quale ci ha raccontato la zona rossa che si è creata, che è stata creata attorno a Borgo Ignazia. Poi torneremo di fatto ancora a Brindisi con Davide Cucinelli, ma dobbiamo anche andare a Mesagne da Anna Saponaro e poi raccontarvi una curiosità a proposito del Media Center, che invece è stato allestito in Fiera del Levante a Bari, con ordine la zona rossa raccontata da Fabrizio Caglianiello. Basta imboccare uno degli svincoli della strada statale 379 per respirare un'aria surreale. Qui siamo a 15 km dalla zona rossa che circonda Borgo Ignazia e ci sono già le prime pattuglie. Adesso proviamo a fare un giro nel cuore della zona rossa. Percorriamo le lunghe e affascinanti strade del Fasanese. Ogni metro, ogni campagna, ogni singolo albero di ulivo, tutto è sotto osservazione. Per proteggere gli uomini delle forze dell'ordine, militari dal sole cocente, sono state installate delle tende. C'è un presidio ogni 40 metri, impossibile che passi anche solo una mosca senza essere notata. Tutte le aree sono controllate anche da telecamere, visibili e invisibili. Siamo a pochissimi metri da Borgo Ignazia, nel cuore delle campagne di Savelletri. La zona
è totalmente blindata, ci sono elicotteri che passano costantemente sulle nostre teste, ma soprattutto ci sono presidi militari ogni 20 metri. Ci portiamo in prossimità del punto più caldo, ecco l'ingresso della sede del summit, e questo è l'unico scorcio visibile di Borgo Egnazia in tempi di G7. Questa invece è la zona ristoro esterna al resort e sarà al servizio di poliziotti e militari. Accanto è stato allestito un camion toilette. Nel centro abitato la situazione è ancora più particolare. Questa è una delle strade principali di Savelletri, l'atmosfera qui in particolare è surreale. Tutte le strade sono chiuse, c'è divieto di sosta ovunque, tutte le attività commerciali sono chiuse, davvero non vola una mosca. Ogni tanto si sente qualche televisione dall'interno delle abitazioni. Le uniche persone che vediamo transitare da qui o passeggiare da qui sono o militari o rappresentanti delle forze dell'ordine. Necessarie comunque per garantire la sicurezza di questa gente, di questo territorio che sta per ospitare un evento senza precedenti. C'è ovviamente, ci sono i temi sul tavolo dei capi di Stato e di Governo in questo G7, temi ovviamente importanti, e ci sono anche iniziative collaterali. Una di queste ce la racconta adesso Anna Saponaro dal Castello Svevo di Mesagne, ed è un evento collaterale legato all'arte, e allora andiamo da Anna Saponaro. Salvatore, un saluto a te, un saluto ai nostri telespettatori. Antenna Sud ha avuto il privilegio di dare in anteprima, di far conoscere in anteprima in un certo senso quelli che erano gli ultimi lavori prima dell'inaugurazione della mostra nel Castello Normanno Svevo di Mesagne, che è stata organizzata in occasione del G7. Eccolo qui, lo vediamo intanto, un busto di Antonio Canova che si chiama Il Pugilatore, ed è quello che abbiamo visto arrivare, diciamo, in quei contenitori giganteschi blu. Siamo partiti per questo motivo, proprio da lui. Io sono in compagnia del direttore scientifico di questa mostra, Pierluigi Carofano. G7, 7 secoli d'arte italiana. L'inaugurazione e l'apertura al pubblico domani, oggi invece una sorta di conferenza stampa per annunciare quello che sarà possibile visitare fino al 30 novembre, grazie a questo evento che è stato organizzato da Puglia Walking Art e Mice Experience. Professore. Sì, naturalmente I Pugilatori alle mie spalle sono un'opera iconica del Settecento, quindi mi fa piacere cominciare con questa scultura in gesso, con queste sculture in gesso che, pensate, Canova donò direttamente all'Accademia di Belle Arti di Carrara, da dove provengono, quindi un'opera significativa, insomma, non soltanto per Canova ma anche per l'Italia intera. E appunto questa mostra si ripropone di un percorso utile a tracciare una via di quelle che furono le tappe fondamentali dell'arte italiana dal Medioevo fino al Novecento, perché si comincia con una scultura importante dell'ambito di Nicola Pisano, che in realtà è Nicola de Apulia, uno scultore pugliese formatosi nell'ambiente federiciano, e finisce con la grande opera di Alberto Burri, un'opera polimaterica che proviene dalla Gnam di Roma del 1956, quindi veramente 7 secoli di arte italiana. Prego. 7 secoli di arte italiana. Andiamo a dare uno sguardo, professore, anche ad altri quadri. Ne scelga un altro in maniera tale che in qualche maniera si possa commentare qualcuno di questi gioielli che abbiamo nel Castello Normanno Svevo di Mesagne. Allora, quindi sarà sostanzialmente un viaggio dal Rinascimento al Futurismo. Andiamo di là. Sì, ma non solo al futurismo, anche successivamente all'informale, perché di futurismo abbiamo De Pero, e dopo abbiamo sicuramente Alberto Burri, che è un artista informale. Ma a me piace veramente in qualche modo soffermarmi su questo capolavoro di Pietro Perugino, che proviene dalla Galleria Nazionale dell'Umbria. È un dipinto delicatissimo. Perugino è un pittore di grande qualità pittorica, è uno dei capisaldi del Rinascimento, e questo dipinto è un tondo che faceva parte di una grande pala d'altare che Perugino dipinse in Sant'Agostino a Perugia
tra 1503 e 1518, quindi un'opera straordinaria che noi abbiamo qui in qualche modo l'onore di avere a Mesagne. Quindi una pala d'altare alle spalle degli altari nelle chiese che venivano realizzate, insomma, anticamente. Quanti sono però, professore, complessivamente gli artisti che abbiamo esposto in questo castello? Gli artisti sono 49, l'opera 51, perché per esempio di Canova abbiamo i pugilatori, che sono due, naturalmente due gessi, e di De Nittis, pittore pugliese, abbiamo appunto due opere. E a me sono molto felice appunto di esporre De Nittis, ma anche Pino Pascali, che è un altro artista pugliese importante, insomma, che testimonia la ricchezza che questa terra ha dato, la forza che questa terra ha dato all'arte italiana. Vi facciamo vedere soltanto una panoramica velocemente, perché abbiamo approfittato della disponibilità, insomma, di chi ci sta ospitando prima dell'inaugurazione. Ecco, questi sono gli ambienti del castello Normanno Svevo di Mesagne. Ovviamente si lavorerà fino all'ultimo, fino a domani mattina, quando poi questa mostra sarà aperta al pubblico. Salvatore, se non hai domande da studio, ti restituisco la linea a te. Grazie Anna, grazie. Le domande ce le hai già di fatto anticipate tu con la chiacchierata che ci ha permesso di scoprire questa mostra. Ci manca ancora un collegamento che stiamo perfezionando, che è quello con Davide Cucinelli dal lungomare di Brindisi, e allora in attesa di perfezionare questo collegamento vi facciamo anche vi raccontiamo anche un po' l'aspetto più se vogliamo ludico, lo possiamo definire così, che accompagna questo G7, ed è l'aspetto che riguarda un po' tutti coloro che ci stanno lavorando. Non ho avuto la contezza di quante decine di migliaia di giornalisti sono accreditati per questo evento, ovviamente provenienti da tutto il mondo. C'è un media center allestito alla Fiera del Levante, dove c'è anche un'area relax. Calcetto, ed ecco, vediamo subito Bornic che passa pacchetti. Attenzione. Un tavolo da ping pong, un calcio balilla e un flipper, ma non solo. Il Media Center in Fiera del Levante a Bari ha allestito per accogliere gli oltre 1500 giornalisti accreditati per il G7 di Borgo Ignazia. Si dota di una sala relax messa a disposizione dalla distante SRL. Dopotutto il gioco, stanto a quanto dichiarato dall'azienda di Franca Villafontana nel Brindisino, è da sempre volano di socializzazione, e chissà che al tennis da tavolo non possano nascere sane competizioni tra giornalisti di nazionalità diverse, magari in attesa di conoscere il nome del giornalista capace di centrare il record mondiale al flipper di Indiana Jones, grande classico della Williams, o di applaudire la nazionale che alzerà il trofeo virtuale di campione del calcio balilla. Il livello di sicurezza, osserva la distante SRL, sarà massimo, così come l'impegno lavorativo cui saranno chiamati i professionisti dell'informazione sul campo. E proprio per questo un momento di svago tra le 24 ore non stop di diretta è più che concesso. E allora questo è il momento anche appunto di relax che si potranno concedere le migliaia di colleghi che lavoreranno per questo G7, che ricordo comincerà domani mattina alle 10.30. Queste sono le ore in cui sono arrivati, stanno arrivando i capi di Stato e di Governo, stanno arrivando le delegazioni. Abbiamo sentito all'inizio di questo speciale il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, raccontarci dell'organizzazione, verrebbe da dire senza sbavature, per l'accoglienza di questi potenti del mondo, con i disagi ridotti al minimo per i passeggeri, quelli tradizionali, quelli che transitano per gli aeroporti pugliesi. Come detto, ci manca un ultimo dettaglio per avvicinarci al G7, che vi racconteremo poi domani mattina con la nostra rassegna stampa delle 6.45, l'edizione delle 6.45, poi ricordo anche Mattina Sud,
dalle 9.30 dedicata interamente appunto al G7 che comincerà a Borgo Egnazia e poi l'appuntamento di domani sera dalle 20.30 con lo studio di Francavilla, con Michele Iurlaro e con lo studio di Bari per raccontarvi non soltanto la giornata ma quello che accadrà e vivremo live anche con quella cena di gala in programma al Castello di Brindisi con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ovviamente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo se abbiamo la possibilità di sentire Davide Cucinelli dal lungomare di Brindisi per gli ultimi dettagli anche in questo caso alla vigilia del G7, poi questo nostro speciale potrà andare verso la conclusione e allora andiamo a vedere se è pronto Davide Cucinelli dal lungomare di Brindisi. Buonasera Salvatore, siamo sul lungomare di Brindisi, alle mie spalle come potrai vedere ci sono le due imbarcazioni della discordia, potremmo dire, sappiamo il dibattito che c'è stato in questi giorni sull'ospitalità e l'accoglienza delle circa 2600 unità delle forze dell'ordine che sono giunte nella città adriatica per garantire la sicurezza del G7, della prima imbarcazione, quella che potete vedere alla mia destra, i Mykonos Magic. Ci sono state varie problematiche segnalate dai sindacati di categoria delle varie forze dell'ordine che hanno portato a un intervento e proprio nella mattinata di oggi anche al sequestro della imbarcazione stessa da parte della Procura di Brindisi per le indagini del caso. Da qui il trasferimento di gran parte delle forze dell'ordine in strutture ricettive nella provincia di Brindisi e Taranto, mentre 600 unità sono state spostate nella imbarcazione che invece vedete alla mia sinistra, che è giunta proprio nel porto di Brindisi nella mattinata di oggi, come abbiamo testimoniato anche con le nostre immagini nei servizi dei telegiornali. Anche qui qualche polemica in realtà c'è stata sulla appunto gestione e ospitalità della seconda anche imbarcazione, ma al momento la situazione sembra essere sotto controllo, in particolare l'impegno da parte del Ministero ma anche del Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, che proprio ai nostri microfoni aveva annunciato l'arrivo di questa seconda imbarcazione, ha permesso questa soluzione di emergenza che potesse garantire appunto la presenza degli alloggi qui nel porto brindisino. L'imbarcazione rimarrà fino alla giornata di domenica per concludere ovviamente tutte le fasi di controllo nel territorio. Possiamo anche spostarci alla mia destra per farvi vedere che comunque il lungomare di Brindisi è comunque vivo, c'è presenza di cittadini che nonostante ovviamente le tante voci, restrizioni che oggi non ci sono, una zona rossa che non comprende quest'area dalla quale vi parliamo, stanno vivendo normalmente questa giornata, tantissimi turisti che vivono questo luogo che domani sera, come dicevamo, sarà attenzionato con l'arrivo di tutti i capi di Stato e la cena che poi si concluderà nel Castello Svevo. Questo è il punto dal lungomare di Brindisi, come potete vedere dalle immagini. Non so se ci sono domande, se no Salvatore ti restituirei la linea. Grazie Davide, grazie e ovviamente buon lavoro anche a te, buon lavoro a tutti i colleghi di Antenna Sud e del gruppo editoriale Distante per questo impegno già profuso e che ovviamente proporremo e approfonderemo nei prossimi giorni sino a sabato, giornata di chiusura del G7. A me non resta altro che per il momento ringraziarvi, darvi appuntamento all'informazione di domani mattina con il telegiornale alle 9.30 con Mattina Sud, domani sera alle 20.30 con lo speciale G7. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buon proseguimento con la nostra programmazione e arrivederci.